ha così di arancia che è freddo, ha fatto da pulire, o caramellare, ha fatto lo zucchero. Invece allora io per farlo sciogliere, guardami, sciogliere. Metto sempre lo zucchero verso il centro, vedete? Valore al centro, dove c'è la fiamma. Ora vado a mettere le gocce, le faccio caramellare velocemente. Rilascio in là. Vedete che la padella lo fa più distante, la padellina mi dà. Ora io vado a dare l'aroma. Il tipo è secco, con il liquore all'arancio. Le vado a sfumare un pochettino. Le sto lavorando a fiamma bassa, ok, per evitare che si bruciano, perché è un lavoro che ho fatto molto con calma, quindi si mette un pochettino di tempo, però va fatto con fiamma bassa, se no andiamo a bruciare le cose. Ora andiamo a fare il ripieno. Sulla cucinella. Andiamo a mettere una goccia di cuore di cioccolato al centro del cuore. Vedete? Ora le rette le ridiamo al triangolo, fazzoletto, come si può dire, classi le rette, andiamo a chiudere. Vedete? E le mettiamo al centro e facciamo insaporire di nuovo il caramello creato prima in precedenza. Bene. E ora c'è la famosa scena, cioè la scena del flambé. Poi in ultimo le pietre vengono montate e ultimate in piano. Vado ad aumentare la fiamma. Vedete? Vado a montare la fiamma, sposto la padella all'estremità della fiamma, ok? Mi apro il distillato che mi deve dare a fare la fiamma. La fiamma la comando sempre io, ok? Allora, l'importante è che il lato dove io poggio la padella, dove poggio la fiamma, sia molto molto calda, ok? È lì che inisco la miccia del flambé. Io il distillato lo faccio vedere qua, non succede niente, vedete? Mi tolgo la bottiglia da mano, poi quando pronto faccio scivolare e la crepe è pronta. Abbasso la fiamma, ok? Faccio evaporare l'alcol che è ancora rimasta in padella, va bene? Non lavoro un pochettino così, vedete? Non faccio evaporare l'alcol, se no diventa troppo a fastidio l'alcol. Ma così, lavorandola, la faccio evaporare. Ora la crepe la montiamo sul suo piatto. Ok?
iniziamo un letto di luce. Raggiamo nel letto. Andiamo col tocco finale, un ciuffo di panna, col naso di Pulcinella, le granelle. Abbassate.